Giorgio. Cognome. Tore. Data di nascita. 10/9/1948. Adesso lo voglio vedere. Professione. Direttore. Sì. In struttura complessa. Bravo. Otorinolaringoiatria. Sì. E massillofaciale. Bene, sì. Le elementari le ha saltate. No, otorino, sì. Langoiatria, perfetto. E massillofaciale. Ancora meglio adesso. Ospedale Santissima Trinità. Benissimo. Ripeto, l'asilo degli elementari saltate a piedi, sì, pari. Segni particolari. Non lo vedo bene. Cosa c'è messo lì? Preparato. Preparato. Con la I lì. Io non posso. Bene. Mica buongiorno inventarmi. E benvenuto al dottor Tore. Buongiorno. È sempre tutti. Stata così nella vita la questione del dire otorino laringoiatria. Per molti è complicato. È sempre stata una cosa un po' complicata. Perché arrivano i pazienti. Stavo cercando il dottore, quello dell'otorino, che non mi ricordo. È sempre stata una cosa complicata. Esatto. Si è prestata sempre anche a cose un po' ironiche. Certo. Anche perché sono parole che non usiamo quasi mai noi. Sì, 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 ma ci siamo accorti in effetti, come da come l'ha letto. Rallentare, sì, per essere... L'ha detto perfettamente. Allora, parliamo di prevenzione. Il dottor Tore Giorgio, possiamo chiamarti così, così noi bene. Qui tendiamo a dare del tuo e a togliere un po' la forma da quello che è il nostro dialogo. È qui per un primo motivo, che è quello legato alla giornata di domani, cioè quella della giornata nazionale per la prevenzione legata al tumore al cavo orale, giusto? Esatto. Le strutture complesse di otorinolaringoiatria e di chirurgia massillofacciale della ASL8 dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari aderiscono a questa iniziativa del 10 aprile, durante la quale verranno visitati gratuitamente, si farà lo screening, tutti i pazienti che si presenteranno presso il reparto e che hanno problemi legati a disturbi del cavo orale. Nella fattispecie forme pretumorali e tumorali. Il vostro volantino è ciò che stavamo dicendo fino a poco fa. Prevenire è più facile che dire otorinolaringoiatria. Esatto, lo dice il nome stesso. Esatto, quindi siamo proprio sul pezzo. Ora, perché questa prevenzione? Perché ci sono dati anche allarmanti, soprattutto sulla fascia di età che va tra i 50 e i 60 anni. Esatto, la fascia di età è soprattutto quella, oltre i 40 anni. Però bisogna dire che questi sono tumori che colpiscono circa 400.000 persone all'anno. Soprattutto, dico bene? Nel mondo sono circa 400.000. Non solo. Diciamo che il 5% di tutti i tumori nell'uomo e l'1% nella donna. Quindi c'è un incremento notevole e ci sono circa 8.000 nuovi casi all'anno e circa 4.000 decessi. 4.000 decessi. Sono parecchi. Esatto. Il presidente Lamieri diceva soprattutto chi fuma. Non è solo chi fuma, chi beve. Beh, anche l'alcol. Anche l'alcol. Sì, chi fuma è più, sì, certo, però esposto, credo, vero Tore? È importante lo stile di vita, ovviamente, certo, perché il fumo soprattutto e l'alcol e anche l'associazione tra i due. E l'igiene orale, soprattutto per esempio legata ai traumatismi dentari, le protesi dentarie, denti cariati che creano traumatismi per esempio sulla lingua o in tutta la mucosa, determinano la formazione di tumori. Bisogna lavarsi sovente i denti. È molto molto importante. Chiaro che c'è anche un problema legato allo stile di vita, per esempio l'alimentazione. Un'alimentazione sana e ricca di frutta e di verdura, per esempio, inibisce il tumore. Invece, per esempio, ci sono altre cose, poi ci sono anche molte infezioni. Esempio altre cose, esempio, molte infezioni. Oggi lo stile di vita è molto importante. Io sono ghiotto di dolcettone, ti confesso, possono arrecarmi danno. No, quello fa venire la glicemia alta, il diabete. Ma non sto chiedendo. Comunque l'alimentazione è sempre una cosa fondamentale. Comunque voglio svelare una cosa al presidente Mameli, per la quale forse è bene che si accorga prima che finisca questa chiacchierata. Il nome del dottor Tore è Giorgio.
non è Tore, perché Tore è il cognome. No, glielo dico così per svelarle questo grande mistero, visto che hai detto con convinzione Tore, eccolo qua. Va bene, io cerco di instradarlo, però è un uomo che ormai ha peccato talmente tanto nella vita. Ma se ho chiamato Tore come cognome, non ho inficiato. No, certo, non mi sono offeso. No, non mi sono offeso, ma lei pensava fosse il nome. Dica la verità, lei pensava fosse il nome. No, perché ce l'ho già qua. Che bugiardo, ragazzi. Va bene, Tore, Giorgio Tore. Va bene, grazie. Lei veramente un paracarro sarebbe meno faccia tosta di lei. Vergine come Domenico Santo. Vabbè. Nella moralità. Allora, tornando invece alla prevenzione, cosa fanno nello specifico domani mattina? Uno si presenta e dice: okay, la mattinata del 10 aprile è dedicata tutta la mattina allo screening. Quindi una visita approfondita. Una visita approfondita e poi chiunque si presenta viene visitato, ripeto, gratuitamente. E poi gli si viene anche spiegato quali sono, diciamo, tutte le patologie che possono provocare queste lesioni e gli si viene data anche un'informazione generale legata a tutta questa, certo, quindi proprio materia. Anche un po' una sorta di... È una forma di educazione. Esatto, va di me come educazione a come comportarsi giorno dopo giorno e quindi come regolarizzare magari poi uno stile di vita che potrebbe portare ad avere problemi in futuro, soprattutto nella soglia di età che va dai 40 su. Quindi dalla mia età alla sua età, caro Presidente Lamelli. Io 69 anni. Io però 40 non li ho ancora compiuti, quindi... No, io ho 69. Ancora lì sotto. Però mi rendo conto. È chiaro che tutti quelli che per esempio notano dei piccoli problemi a livello del caporale, per esempio anche delle macchie bianche o rosse o delle piccole fessurazioni permanenti, eccetera, hanno necessità di intervenire più presto, insomma, di intervenire più presto, di farsi vedere, perché possono essere anche delle forme, oltre che... Il più delle volte sono delle forme delle malattie croniche oppure delle forme pretumorali, per esempio lesioni biancastre, leucoplasiche o rossastre, eritroplasiche, però molte volte sono già diventate anche un piccolo tumore, per cui la necessità di intervenire per tempo è legata anche al successo della terapia. Noi abbiamo nel nostro reparto, che è un centro di eccellenza, di riferimento proprio per quanto riguarda questi tipi di tumori, grandi risultati, anche perché lavoriamo in combinazione con la massillofacciale e per cui abbiamo anche la possibilità di vedere i pazienti anche in fase iniziale e quindi li operiamo con grande successo. Bene, lo vogliamo e lo una buona notizia, dobbiamo io sottolineare quanto comunque nel reparto medico la Sardegna abbia degli ospedali di grande eccellenza e Santissima Trinità sotto questo profilo, sia legato all'ottorino laringoiatria sia al maxillofacciale, opera proprio con strumenti all'avanguardia. Siamo tra le prime strutture, no? Noi siamo un reparto di eccellenza, abbiamo delle sale operatorie di livello europeo, tecnologicamente avanzate, e abbiamo tutta la strumentazione necessaria per fare tutta la chirurgia della testa e collo con grande successo. E anche ottimi professionisti, perché nel giro delle varie operazioni che abbiamo fatto nel mese appena passato tra me e il Presidente Mameli, ma soprattutto il DJ Fabietto che è là fuori in regia, proprio il DJ Fabietto è stato operato per un problema al setto nasale lì a Santissima Trinità con grandissimo successo. Quindi questi sono interventi tranquilli, eccetera, certo, che fanno parte. Però quindi abbiamo anche la prova provata, ecco. Grazie. Dunque, tutto questo fa parte di un discorso anche legato alla grande esperienza del dottor Tore e della grande voglia di spendersi per gli altri. Tra poco, quando torniamo dalla pubblicità, parliamo di questo lato della tua carriera, cioè quello del volontariato. Va no? bene. Ci sono tante operazioni che sono legate a questo, quindi ci fa piacere poter portare anche questo messaggio che se si vuol fare, si può fare, no? Sì, esatto. Bene, la pubblicità per noi si può fare, si deve fare. Si per deve, forza. È imperativo. E tra poco al telefono Federico Marini, Confartigianato, a proposito di prevenzione, rimaniamo sul pezzo. Eravamo sul pezzo, ma torniamo invece ai bambini colpiti dal problema appunto dell'avo leporino e tutto il resto. Sì, allora questa organizzazione agisce a livello mondiale, è formata da più di 5.000 medici volontari e agisce in 60 paesi perché la quantità di pazienti che hanno questa patologia è enorme, è uno ogni 500 nati. Addirittura. Sì.
E quindi è un, diciamo, un'operazione umanitaria mondiale questa. E l'Italia ha attualmente un centro polivalente, perché servono diversi specialisti per occuparsi di questo problema. E uno è a Milano e l'altro stiamo cercando di attivarlo qui a Cagliari, è già praticamente, sta funzionando, una Smile House. E bisogna anche dire che c'è molta attenzione anche da parte dei genitori di questi bambini, di queste case del sorriso, che danno anche un sacco di soldi per gli studi genetici, per lo studio di queste malformazioni. E vi spiego anche come noi partecipiamo come volontari a questa cosa. E noi partecipiamo, oltre che operando nelle nostre strutture in chirurgia massilofacciale e anche come otorino. Una volta questo era un intervento che gli otorini facevano tranquillamente, ma adesso a Cagliari lo sta facendo la chirurgia massilofacciale. Che è sempre il reparto da me attualmente seguito, diretto, certo, ad interim, sì. E per cui abbiamo attivato tutto questo procedimento, che è una cosa molto bella. La cosa, così per spiegare un po' a chi ci ascolta e che non conosce il problema, era nata quando ci fu il terremoto di Haiti a livello nazionale, perché fu una tragedia, sì, internazionale, immensa, eccetera. Immensa, sì. Anche l'Italia partecipò ai soccorsi, sì, mandando navi, o eccetera, medici e quant'altro. Esatto. C'era da curare ustionati, sì, e traumatizzati, e poi si vide che c'era una quantità enorme di questi bambini da operare. E quindi partirono un sacco di medici volontari sulle navi italiane per operare. Sì, la cosa è continuata. Attualmente la Marina Militare mette a disposizione la portaerei Cavour, che quando va in giro nel mondo, per esempio soprattutto nell'Oceano Indiano e in Africa, perché all'Italia è stato assegnato il compito di curare i bambini soprattutto del Medio Oriente e dell'Africa, si ferma, per esempio noi abbiamo mandato quest'inverno... Chi decide questo? L'ONU? Chi è che decide questo? No, chi coordina queste cose? È l'organizzazione stessa. Sì, l'organizzazione fa parte, diciamo, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un'associazione di volontari, capito? Ognuno, cioè, si paga quello dei professionisti che fa. Sì, di aderire, certo. Chiaramente. Allora, noi, parlo dei medici della massillofacciale che partecipano a questa cosa di Cagliari, e l'anno scorso, quando la portaerei Cavour era nell'Oceano Indiano, ogni settimana, per esempio in Madagascar, in Mozambico, in Algeria e poi dopo, quando è rientrata nel Mediterraneo, nel Marocco, andavano uno alla settimana a operare insieme ad altri medici e infermieri volontari sulla portaerei Cavour tutti i bambini della zona affetti da queste malformazioni. Ecco, questa è la missione del medico, certo. Questo è il senso alto della professione, sì, sì. Scelta, che non è imposta da nessuno, forse anche scelta univocamente da te in famiglia, perché è una sei scelta, tu l'unico è una medico di famiglia, o arrivi da una famiglia di medici? No, io sono l'unico. Medico. Quindi, però famiglia. Voglio dire, qui è una cosa che bisogna elogiare tutti i miei collaboratori, che si dedicano con passione a questi problemi, supportati ovviamente dalla mia supervisione. Più che supervisione, diciamo, anche voglia di fargli anche gli stimoli, di dargli, no? Un po' di entusiasmo, di dargli, certo, un po', certo, di entusiasmo, certo, perché certo. Sono delle cose belle e io sono convinto che dalle cose belle nascono sempre cose belle. E come dicevamo prima di andare in pubblicità, se si vuole si può fare. È certo. Vero che questo toglie tempo alle proprie famiglie, però, alla propria vita privata, ma è anche vero che nel momento in cui davvero scegli di fare il medico, l'appagamento, secondo me, che hai anche nel compiere questo tipo di gesti, quindi poi adoperarti per questo tipo di cause, e è adesso, talmente alto, sì, che... E adesso questi bambini, diciamo, possono essere operati tranquillamente in Sardegna senza bisogno che vadano. Bene. Allora, noi facciamo così, un po' come con tanti ospiti che ci sono particolarmente piaciuti, ci diamo magari appuntamento
alla prossima, perché ci sono tante cose che mi piacerebbe così buttare in campo, parlare di tante altre cose insieme a Giorgio Torre, al dottor Giorgio Torre, che chiaramente 25 minuti ci stavamo preoccupando, si stava preoccupando prima in realtà di andare in onda, ma in tutti questi 25 minuti di cosa? Poi alla fine ti trovi a non avere mai il tempo per soddisfare tutto quello che vorremmo sapere. È stato molto brillante anche nell'esposizione. Lo è nella vita e nella professione. D'altronde lui è sardo doc, nato a Tonara, ma barbaricino, insomma, nell'animo. Perciò, insomma, con piacere noi stamattina abbiamo potuto conoscere un professionista è un'altra eccellenza della Sardegna in campo medico. Grazie, il dottor Giorgio Torre. Grazie a voi per l'opportunità. A presto, piacere, Giorgio. Noi vi lasciamo ai due dell'abitacolo, la pubblicità, e subito dopo si ritorna con la seconda ora dei due di Via Venturi.